Pinsin, che rimane però ancorata alla figura della donna tradizionale, ma una donna però colta che ha studiato la cultura occidentale, che è pronta ad avere un ruolo molto più consapevole e cosciente, anche se interna alla famiglia. Le sue, oltre ai suoi racconti, da ricordare le sue bellissime poesie brevi sui sentimenti femminili di moglie e di madre. Non dimentichiamo Xiao Hung, grande scrittrice realista, pubblicizzata da Lu Xun, che dalle sue esperienze amare, trae una letteratura cruda, realista, che mette in luce la mentalità maschilista, la fortissima violenza dell'uomo sulla donna. Il razzismo sociale che tratta temi di grande impatto e soprattutto ambientati non certo nella Cina aristocratica colta che ci ritraevano le altre donne, ma in una Cina invece contadina, primitiva, oppressiva e quindi dandoci un'immagine diversa delle lotte femminili. Lu Yin, e altre donne, altre scrittrici donne come Lin Shuhua, anche loro hanno portato, diciamo, un loro contributo importante. Lin Shuhua, per esempio, con queste donne aristocratiche che nemmeno si rendono conto delle oppressioni che si portano dietro e vivono quasi come dietro una nebbia e solo e basta poco per farle crollare e per fare capire loro di quello che stanno affrontando. Tutti modi diversi di proporre l'immagine femminile che ci diciamo hanno tutte scrittrici che sono state importanti per appunto darci per la prima volta una voce letteraria ai problemi delle donne. Gli anni 30, dunque, qui siamo arrivati, costituiscono un momento di cambiamento. Si crea la Lega degli scrittori di sinistra, ricordiamoci, 1930, Lega degli scrittori di sinistra. Lega cosa vuol dire? Che non ci sono più le associazioni. Sono tutte morte e la Lega assorbe tutte le tendenze diverse, tutte le correnti letterarie diverse. Le ingloba tutte, alla guida viene messo Lu Xun. Lu Xun viene nominato dal Partito Comunista, capo della Lega, presidente della Lega degli scrittori di sinistra, ma in realtà Lu Xun non condivide l'appiattimento proposto dal partito per la Lega. La Lega dovrebbe essere un fronte comune che dà anche dal punto di vista culturale un'immagine forte e unita agli avversari e si per prepararsi alla guerra. Ma in realtà Lu Xun è contro l'appiattimento delle differenze, lotta all'interno della Lega per mantenere le differenze di idee, le differenze di tendenze letterarie, gli stili diversi, trattare i temi più diversi e si batte per conservare una diversità, nell'unione una diversità. E quindi il suo contributo in un momento così difficile è ancora più pregevole. Fatto sta però che dal 30 in poi la letteratura cambia, non troveremo più quella diversità e quel confronto che abbiamo visto. Un'altra, ripercorrendo la storia cinese, ci siamo fermati in un'altra tappa della letteratura, il 1942, che anch'essa segna un forte cambiamento nella letteratura cinese. Siamo nel periodo rivoluzionario, nel 1949 verrà istituita la Repubblica Popolare e nel 1942 Mao ha asserragliato nella base di Yan'an
raduna tutti gli intellettuali più diversi che confluiscono qui per parlare di letteratura, non solo di politica. Ma ho infatti in due interventi all'inizio di Yenan del convegno sulla letteratura e l'arte di Yenan, uno all'inizio e uno alla fine, fa due importanti discorsi. All'inizio parla dei nuovi canoni della letteratura cinese. La letteratura, siamo in un periodo rivoluzionario, la letteratura deve rivolgersi a fasce di lettori diversi, che sono i protagonisti della rivoluzione, e a loro soprattutto che bisogna rivolgersi. Chi sono i protagonisti della rivoluzione? Soprattutto il proletariato, le tre classi, degli operai, contadini e soldati, che sono le tre classi fondamentali che portano avanti la rivoluzione. E dunque bisogna, rivolgendosi a queste fasce sociali, bisogna presentar loro un certo tipo di temi e usare un certo tipo di lingua. Non parla di popolarizzazione, Mao, ma parla sicuramente di temi che siano comprensibili a questo mondo, a questi ceti. Perché siano comprensibili è importante che gli scrittori ne abbiano esperienza e non siano degli intellettuali lontani dalla pratica, dal mondo del lavoro. Se non conoscono i temi di cui trattano nelle loro opere, le tratteranno male. E quindi sì, l'autunno, studiare, ma lavorare, avere esperienza delle cose. La maggior parte degli intellettuali viene spedito, infatti, col movimento Siafan, in campagna, nelle fabbriche, a lavorare per avere un'esperienza concreta di che cosa voglia dire questo. Solo allora potranno trasferirlo nella letteratura. Naturalmente, anche dal punto di vista della forma, Mao dice che bisogna recuperare le forme nazionali, lasciare l'influenza dell'Occidente. L'Occidente ci è servito per cambiare le cose, per creare un nuovo tipo di letteratura lontana da quella confuciana. Adesso dobbiamo recuperare la nostra identità culturale, guardare al passato e alle forme, le cosiddette forme nazionali, cioè quelle forme della letteratura popolare che più interpretano lo spirito di oggi. Lo scrittore non deve avere più una posizione di classe, si deve mettere i piedi nel posto delle classi. Della classe del proletariato e quindi non scrivere più radicato nella sua realtà elitaria, ma guardare le cose da un altro punto di vista. Affronta anche il problema del realismo, Mao. Esce dal discorso di Yenan anche la concezione del realismo socialista. E cioè un realismo non più critico che seleziona gli elementi dalla realtà e li fonde insieme per dare, diciamo, un paesaggio concreto, reale, ma un realismo che cristallizza gli aspetti ideali della realtà. Va a pescare là dove c'è un elemento positivo, ideale, e lo cristallizza facendolo diventare l'elemento centrale della realtà. Naturalmente la realtà non è così, è più complessa e più varia, ma dice Mao, è la luce che dobbiamo rappresentare, gli aspetti luminosi che possano dare anche ottimismo in un momento del genere. Come dico sempre, ricordiamoci che i discorsi di Yenan di Mao sono legati a un periodo storico preciso e che sono nati in un momento di guerra.
il momento della rivoluzione, e quindi sono funzionali alla realtà storica di quel momento. Non così però, quando dopo l'avvento della Repubblica Popolare, i canoni di Mao, i canoni di Yan'an diventano stabili, fermi, intoccabili, dettano legge, anche in un periodo di grande stabilità in cui non c'è certo il problema che aveva affrontato Mao. La fine degli anni 40 e poi gli anni 50, negli anni 50 gli scrittori cercano di mettere in pratica i discorsi di Yan'an con una letteratura a volte interessante, a volte meno timorosi di incorrere in una interpretazione sbagliata. Fra gli autori emergenti che vengono considerati importanti per la loro letteratura specchio dei canoni di Yan'an, possiamo dire le rime di Li Yuzhai, oppure l'uragano di Zhou Lipo, le rime di Li Yuzhai di Zhao Shuli, la canzone della giovinezza di Yan Mo, che tutti presentano una narrativa in genere proletaria, come anche Till Ling, che evolve verso una narrativa proletaria con grandi affreschi contadini come Acqua, dove gli scrittori cercano di spostare la loro attenzione dalla città alla campagna. Dagli anni 40 in poi non è più la città e la narrativa urbana a dominare, ma è la narrativa rurale che si rivolge alla campagna, vede i grandi cambiamenti che sono stati fatti nella campagna. Negli anni 50 domina la narrativa che guarda alle grandi trasformazioni che sono avvenute nella campagna. Gli anni 50 sono complessi e sono pieni di delle prime purghe per gli intellettuali, la campagna antidestri, l'influenza dell'Unione Sovietica nelle teorie letterarie cinesi, creano una situazione di forte contrasto fra il mondo della letteratura e il mondo della politica. Gli intellettuali cominciano ad avere un ruolo secondario, non sono più l'avanguardia, non hanno più un ruolo primario nella trasformazione della società, nella voce che hanno all'interno della società, ma sono a servizio del governo, sono dipendenti statali, hanno un ruolo marginale, quindi l'intellettuale passa da un ruolo primario a un ruolo marginale. Questo, ricordiamoci, è molto importante da capire. E quindi che non si riconosce più il ruolo educativo, didattico e, se vogliamo, creativo dell'intellettuale. Dagli anni 50 passiamo agli anni 60, a metà degli anni 60 comincia la rivoluzione culturale e questo decennio viene considerato anche una fase letteraria che dura un decennio, la cosiddetta letteratura della rivoluzione culturale, come c'era stata la letteratura di Yan'an, rispecchia gli intenti della rivoluzione culturale. La poesia che aveva conosciuto
negli anni 20 e 30 una grande diffusione attraverso correnti diverse, anche qui si unifica. Fino adesso avevano, diciamo, i poeti erano stati una voce molto importante e avevano rinnovato fortissimamente la letteratura guardando in maniera speciale all'Occidente. Infatti l'occidentalizzazione più forte la vediamo proprio nella poesia, che ha avuto un ruolo fino a Jenan decisiva per lo svecchiamento delle strutture letterarie. Soprattutto la grande poesia romantica, che dopo la fase del verso libero restituisce alla poesia una prosodia regolare. Con Wellington, Sujet-moi, i grandi cantori dell'amore, un amore inteso come forza dinamica, come movimento dell'universo. Il tema dell'amore nella poesia romantica domina sia la produzione di Wellington sia quella di Sujet-moi. Sujet-moi col suo linguaggio aereo, con le sue dialogo, i suoi dialoghi passionali, con il suo amore dei grandi personaggi romantici che frequentava, porta nella poesia una passionalità e una libertà di espressione inconsuete, inedite fino adesso. Wellington porta l'eleganza, l'originalità, diciamo, il trattare temi finora inediti. Abbiamo visto il suo Se Shuai, le sue acque morte, dalla prosodia elegantissima, questo linguaggio stravagante che ci dice che la vita nasce dalla morte, che tutto non ha mai fine, che tutto, diciamo, è un ciclo perpetuo, dinamico, da cui si sviluppa anche la bellezza. Questo culto per l'estetismo, per la bellezza di Wellington, che ha influenzato tantissimi poeti. C'è anche la corrente, abbiamo visto, simbolista che guarda alla Francia e che è particolarmente astrusa, difficile. Ligeia Fà, la sua poesia arcana, piena di questi simboli astrusi inventati da lui, ma anche la poesia metafisica con Feng Zhe, dal linguaggio filosofico. Che sembra quasi un saggio di filosofia che guarda ai grandi temi della vita, oppure la poesia modernista con Tai Wan Shu e i suoi rumori, le sue onomatopee, i suoi suoni, il viale della pioggia, abbiamo visto insieme. Poi abbiamo visto i futuristi che guardano a Majakovskij con una poesia gustosa, nervosa, piena di ritmi spezzati, che conquistano il suo spazio originale all'interno della produzione poetica. La poesia futurista si serve anche di una lingua sonora, di una lingua piena di anche suoni violenti, aspri, acri, sgradevoli. Dunque una poesia che poi durante il periodo dagli anni 30 agli anni 40 evolve verso la lirica proletaria. Abbiamo visto Ai Ching, il grande poeta cinese, influenzato dalle atmosfere, come abbiamo visto, ci avviciniamo a Yan'an, ci avviciniamo
Alla rivoluzione tocca dei temi molto patriottici, il grande nord, la nutrice Taglianghe, simbolo della Cina, queste ballate discorsive molto dense e piene di paesaggi grandiosi, dai toni epici, queste ballate con frequenti ritornelli che ci guardano alla Cina con grande trasporto, con grande patriottismo, con toni fortemente nazionalistici, se vogliamo. Tutte queste voci, diciamo, poetiche durante la rivoluzione culturale finiscono. Nasce la poesia di tutti i giorni, fatta e fatti dai poeti qualsiasi, come dire, tutti scrivono poesia, nasce la poesia delle ciminiere di bambù, una poesia che cambia ogni giorno e che è ispirata alle cose di tutti i giorni. Si comincia a fare letteratura negli spazi liberi, tutti possono scrivere letteratura, tutti possono accedere alla letteratura ed è bene che l'uomo, oltre al lavoro, abbia una produzione creativa e quindi l'educazione, l'alfabetizzazione, la diffusione delle scuole, la diffusione della cultura è accompagnata anche da una produzione pratica di letteratura che tutti, a cui tutti possono accedere. La letteratura, quindi, della rivoluzione culturale cambia ogni giorno, è varia e allo stesso tempo uniforme perché spesso questi racconti sono simili, vengono dal mondo operaio, dal mondo contadino, sono sicuramente un grande affresco della Cina dell'epoca, che vengono però da voci poco colte, spesso poco avvezze alla creazione letteraria. Abbiamo parlato di un grande genio che emerge durante la rivoluzione culturale, Hao Ran, che introduce una teoria interessante, cioè qual è la buona letteratura? È quella che è buona anche dal punto di vista ideologico, se dietro c'è un pensiero politico sbagliato, allora anche la letteratura non funziona, è così, le sue storie che provengono dal mondo contadino e dalle sue esperienze personali, rispecchiano anche profondamente un'ideologia corretta. La sua, stranamente, la sua letteratura è molto bella da leggersi, anche se diciamo, lui la costruisce con queste idee e ci possiamo, attraverso i suoi occhi, accedere alla realtà della rivoluzione culturale con occhi positivi, con occhi ottimisti, vedendo tutte le trasformazioni positive che il comunismo ha creato in Cina in questo periodo così difficile. Col 66 finisce la rivoluzione culturale e col 76 comincia una fase nuova. Prima dell'inizio di questa fase nuova, gli scrittori cercano di sgravarsi dai pesi che ha lasciato loro la rivoluzione. Questa fase viene chiamata la letteratura delle cicatrici o delle ferite. Non è una letteratura particolarmente bella, ma è una fase importante per far decollare una letteratura diversa. Gli scrittori buttano fuori tutti i pesi, cercano di sgravarsi per affrontare con più leggerezza la fase successiva. Dobbiamo quindi aspettare 2 anni dalla fine della rivoluzione culturale per vedere nascere la cosiddetta Xin Shi Qi Wen Xue, e cioè la letteratura del nuovo periodo, o semplicemente Xin Wen Xue, e cioè la nuova letteratura.
per nuova gli scrittori vogliono dire che si dissociano da tutto ciò che era avvenuto nel decennio precedente e vogliono fare, costruire qualcosa di simile, qualcosa di nuovo. Spesso è stato affrontato, equiparato questo periodo agli anni 20 di cui abbiamo parlato, il nuovo rinascimento che, come viene definito questo periodo, ha infatti dei punti in comune con gli anni 20, il guardare di nuovo all'Occidente, quindi alla cultura occidentale. Il guardare di nuovo all'individuo dopo un periodo in cui il comunitarismo e il comunismo avevano cancellato, diciamo, l'importanza dell'individuo, o almeno dato un significato diverso alla funzione dell'individuo, e quindi il ritorno dell'individualismo. E ancora il ritorno dell'importanza della lingua nel cambiamento letterario. Anche questa volta secondo i nuovi scrittori, per cambiare la letteratura bisogna cominciare dalla lingua, come aveva detto Couchet negli anni 20 nel suo famoso articolo per una riforma della letteratura. Anche adesso i nuovi scrittori parlano di sie suo, di opera di scrittura, quindi nient'altro è la nuova opera che un'opera di scrittura, cioè l'elemento caratterizzante primario di questa nuova letteratura deve essere la lingua. Nasce così un panorama letterario estremamente vario, come negli anni 20, in cui le tendenze e gli stili più diversi si confrontano. Questa volta viene visto la diversità, diciamo, viene spiegata attraverso generazioni che accedono alla letteratura. Per la prima volta, dopo questo periodo difficile, sono ben tre le generazioni che contribuiscono a formare il nuovo corpus letterario: i Launien, i vecchi, grandi figure di riferimento che poco producono ma molto sono imitati. I giun invece, quelli di mezzo, e i giovani nati dell'ultima generazione. Naturalmente, generazioni che hanno vissuto freneticamente, in maniera molto veloce, esperienze diverse, che quindi hanno cose diverse da dire, hanno provato sulla propria pelle esperienze diverse e quindi hanno un approccio alla letteratura diverso. Questo momento nuovo della letteratura produce l'età d'oro, diciamo, negli anni 80. Gli anni 80 sono visti come il massimo della nuova espressione letteraria. La cosiddetta Wen Hua Re, la febbre della cultura, vi fa capire quanti dibattiti, quante discussioni, quante teorie diverse si confrontano. All'interno di questo dibattito possiamo, diciamo, identificare alcuni elementi che ci aiutano a capire la nuova letteratura. Prima di tutto, uno di questi elementi è il cambiamento della struttura narrativa. Cosa cambia? Beh, cambia il modo di narrare le cose. Non si narrano più in maniera lineare, non c'è più un inizio, un mezzo, una fine nelle storie, ma si narra in maniera atemporale, andando indietro e avanti nel tempo. La dimensione del tempo e della memoria sono importanti in questa letteratura. Il flusso del tempo non è lineare,
Si danno delle immagini del passato, poi si guarda al futuro, poi si ritorna al presente, poi di nuovo al passato. E quindi la dimensione del tempo è elastica, flessibile, fluida. Si viaggia avanti e indietro nel tempo quando si raccontano le storie. L'ottica è quella individuale, quella soggettiva, c'è sempre un io che racconta le cose, che ce le fa vedere come vissute in prima persona. Vedete il ritorno dell'individualismo in maniera diversa da quella che era stata negli anni 20. Gli anni 20, vi ricordate, la letteratura autobiografica, come abbiamo detto, il Duomo Gioia, dove era proprio io ho fatto questo, ho fatto quello, e tutto è narrato in prima persona. Qui invece, diciamo, non è narrato in prima persona, ma la psiche, l'ottica con cui è narrata, individuale. Cosa vuol dire che è individuale? Individuale vuol dire che ognuno narra a seconda della sua personalità, imponendo uno stile diverso, un modo di narrare le cose diverse, e quindi diciamo, si entra come nella psiche dei personaggi e si segue, diciamo, i ragionamenti tortuosi della psiche del personaggio avanti e indietro nel tempo. Il secondo punto è lo scavo sulla lingua. Tutti questi scrittori cercano di rinnovare la lingua perché pensano che la lingua sia, diciamo, legata al passato e legata al pensiero del passato. Come diceva Lucien, ormai questa lingua è morta, si porta dietro pensieri vecchi, si porta idee, si porta dietro, è ormai consunta, non ci dice più niente, quindi bisogna rinnovarla. E quindi questi scrittori si inventano le maniere più diverse per intervenire sulla lingua. Abbiamo visto Gao col suo miscuglio di classicità e modernità, con tutte le sue rime, con tutte le sue assonanze. Abbiamo visto scrittori che adoperano il flusso di coscienza senza osservare, non sappiamo chi parla, qual è il personaggio che parla, non c'è più punteggiatura. Ci sono poi degli scrittori come Ma Yuen, come fai che scardinano tutto il processo, le regole grammaticali che non si osservano più, cerchiamo gli oggetti, ma quell'oggetto l'ha messo prima, l'ha messo in mezzo fra la preposizione e il verbo, non c'è più, diciamo, osservanza delle regole grammaticali comuni. Ci sono scrittori come Moliere che scelgono ideogrammi con valenze diverse, che abbiano non solo il gusto, il sapore, l'odore, eccetera, e quindi sceglie tutti gli ideogrammi particolari, altri che giocano sui colori, e quindi diciamo ognuno sceglie una sua via per rinnovare questa lingua morta. Negli anni Ottanta nascono anche tanti movimenti letterari, il più importante è quello delle radici. Il movimento delle radici è teorizzato da Han Shogun, che dice: va bene, dobbiamo recuperare quello che è sotto la crosta terrestre, laddove scorre il magma, la linfa vitale della cultura. Attingiamo lì, spacchiamo la crosta terrestre e andiamo a vedere cosa c'è sotto. L'omologazione confuciana prima, comunista dopo, ha soffocato tanti aspetti della cultura cinese, soprattutto gli aspetti identitari, secondo loro, e quindi andiamo a recuperare quelli. Rispondono tanti scrittori diversi, Acheng, Nguyen, che cercano di recuperare aspetti diversi.
alcuni quelli religiosi, altri quelli più popolari, altri andando proprio alle matrici della lingua. Pensiamo a Han Xiaokun col suo Ma Qiao Zetian, cui tutti i vocaboli, prendi i vocaboli della lingua cinese per raccontare la cultura che c'è dietro. Oppure il movimento dell'avanguardia, gli scrittori del neorealismo, del nuovo tipo di realismo, realismo. Come abbiamo visto, che non è più né quello critico degli anni 20, né quello socialista degli anni 50, ma è un realismo che lavora per associazione, no? In cui la memoria è un elemento molto importante. Tutto viene raccontato per associazioni di idee, per ricordi, attraverso ricordi. Guardiamo Goethe, la bellissima letteratura di Goethe. Oppure Sutung che guarda al passato per raccontare il presente, quindi racconta ciò che è successo nella Cina antica, nella Cina no, antica, nella Cina degli anni della rivoluzione per raccontarci di oggi. Oppure Goethe e Sutung, oppure non mi viene. Io qua. Yuhua, Yuhua, alla vecchiaia. No, oppure Yuhua che diciamo contrappone la realtà al sogno, all'incubo, all'immaginazione, quindi tutto sullo stesso livello, no? E quindi queste giustapposizioni, questo contrapporre, cioè mettere sullo stesso piano ciò che è vero e ciò che è falso. Bene, oppure tanti altri movimenti come la letteratura reportage con Lupinien, oppure come la letteratura del flusso di coscienza con l'elegantissimo One Man e i suoi racconti di un estesismo occidentalizzante, oppure la letteratura dell'umanesimo con Pai Hua, il suo amore amaro che guarda l'uomo diciamo, i principi universali della condotta dell'uomo, oppure alla letteratura femminile che occupa uno spazio molto esteso e molto importante, tantissime donne che negli anni Ottanta si affacciano alla letteratura con le voci più disparate. Nasce la letteratura femminista, la letteratura del corpo, che con una nuova consapevolezza guarda alle esperienze femminili e al rapporto che le donne hanno con il proprio corpo. Tantissime correnti letterarie che documentano questo momento di eccezionale fertilità. Anche qui una fertilità che finisce con gli anni 80 per entrare con gli anni 90 in una fase nuova. Si può dire che la Sing Wen Xie dura 10 anni e che già per gli anni 90 non si può più parlare di letteratura del nuovo periodo, ma di una fase diversa che adesso non ci interessa. Naturalmente con la narrativa cambia anche la poesia. Nel nuovo periodo abbiamo i poeti oscuri che, come tutti gli scrittori degli anni 80, sono ancora motivati, guardano. Vogliono riprendere quel ruolo che l'intellettuale ha avuto nel passato e quindi vogliono essere artefici di nuovo della ricostruzione sociale. Basta col mondo di ingiustizie, di oppressioni precedenti, vogliamo creare un mondo nuovo, più libero, che guarda più all'individuo, che sia più giusto, più bello e quindi propongono attraverso la loro poesia di uscire da questi paesaggi che ci propongono deserti pieni di rovine e di guardare a un mondo nuovo.
I poeti oscuri, Beidou, Mengke, Shu Ping e tanti altri, rinnovano moltissimo anche il linguaggio poetico, ritornano a una visione più complessa delle cose dopo la poesia elementare della rivoluzione culturale e disegnano anche un percorso diverso, per esempio Yan Lien con la sua poesia delle radici guarda una rinascita dell'uomo che parte dai siti archeologici, quindi da un rapporto nuovo con la storia, l'individuo si può rinnovare guardando alla storia, cercando un legame con la storia cinese. Abbiamo visto che la generazione successiva ai Melung, ai poeti diciamo oscuri, i poeti post-oscuri è già molto diversa. Questi guardano con più cinismo alla società. Non hanno più motivazioni politiche, cantano il banale, il quotidiano, il triviale. Con grande ironia, questa è la cosa nuova. Non si guarda più con questo tono epico, serioso alla realtà, ma con un umorismo, con ironia, scherzando sulla società capitalista di cui i nuovi poeti vogliono godere i benefici. Tutto cambia anche nel campo del teatro, dove Hua Ji conosce dopo il teatro a tema rivoluzionario contemporaneo della rivoluzione culturale, le cosiddette opere modello propagandistiche ben confezionate e legate alla diffusione delle idee socialiste, si passa invece a un teatro diverso, anche qui tante correnti, ma il teatro più significativo è quello sperimentale, il teatro di ricerca che nasce nell'82 e che per la prima volta esporta il teatro cinese nel mondo e si fa conoscere nel mondo. Autori come Gao Xinjiang, Guo Shixin, che abbiamo visto l'ultima volta, Sha Yixin, sono i grandi, Meng Jinhui, sono i grandi protagonisti del teatro di ricerca che rinnovano profondamente il teatro, lo proiettano su una scena internazionale, guardano Brecht, guardano a Pirandello, guardano ai grandi commediografi, guardano a Pinter, guardano ai grandi commediografi internazionali, rinnovando profondamente il teatro. Facciamo un respiro e dunque diciamo, cerchiamo di vedere soprattutto queste tappe della letteratura che tutte diciamo, rappresentano un mondo diverso, no? Abbiamo visto che spostandoci nei decenni la letteratura cambia volto, cambia esponenti, cambia stili, cambia pubblico, tutto diciamo evolve e tutto dipende da cosa succede dietro le quinte, quindi la storia, la politica, la società che cambia, cambiano il volto della letteratura, perché da sempre in Cina, bisogna dire, la letteratura è un grande specchio della politica e quindi mai la letteratura e la politica sono così uniti come in Cina. Dappertutto, naturalmente, in tutto il mondo subiscono l'influenza dei cambiamenti politici e sociali, ma mai come in Cina, dove da sempre, prima col confucianesimo, poi col comunismo, letteratura e politica sono fortemente uniti e l'uno determina l'altro o determina i cambiamenti dell'altro. Questo teniamolo sempre a mente, ok? E va bene, facciamo un respiro e buttiamoci a leggere, ragazzi, leggete.
Bene, leggete, la letteratura cinese è bella, ci sono tanti autori fantastici. Leggete. Questo corso serve per quello, per leggere, aver voglia di leggere. Ok? Va bene, ditemi se avete bisogno di qualche libro che io ho. La mia mail per qualsiasi problema, per qualsiasi incomprensione delle dispense, per qualsiasi desiderio di lettura, per qualsiasi chiarimento è mariacristina, tutto attaccato, punto, pisciotta, chiocciola, gmail.com. Ok? Buon esame, buona vita, ci rivediamo forse l'anno prossimo, chi fa la specialistica. E va bene. Grazie a voi. Andiamo un po' prima, tanto.